A Teramo il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016 Giovanni Legnini e il prefetto di Teramo Angelo De Prisco, la presenza del prefetto Carmine Valente, direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia 2016, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sulla legalità, utile ad assicurare la realizzazione dell'interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza, per assicurare prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro del cratere sismico. Mantenendo l'impegno assunto dall'inizio di questo mio percorso, quello cioè finalizzato a tenere insieme semplicità e legalità, semplificazione e controllo di legalità, oggi, grazie al prefetto di Teramo, che ringrazio, stipuliamo il primo protocollo. Per la verità ve n'era uno già sottoscritto a Macerata, che è un tavolo che sta già funzionando, e lo facciamo dopo aver varato la piattaforma digitale per il badge di cantiere, quindi il controllo sui cantieri della ricostruzione, e un gruppo di lavoro della struttura commissariale coordinato dal dottor Fausto Cardella, già procuratore dell'Aquila e procuratore generale della Corte d'Appello di Perugia, che insieme alla struttura tecnica di missione del Ministero degli Interni porteranno avanti questa attività di monitoraggio. Naturalmente ha una sua caratteristica ben particolare, perché si preoccupa di tutelare il lavoro e i lavoratori, quindi vi è un'attenzione puntuale e rigorosa sul rispetto delle regole e della legalità all'interno dei cantieri, sia pubblici che privati. Tenete conto che questo protocollo in realtà integra però altri strumenti che già sono a disposizione dei prefetti e delle prefetture. Intanto la possibilità di accertamenti attraverso i gruppi interforze per evidenziare eventuali condizionamenti all'interno dei cantieri e presenze della criminalità organizzata. Quando è successo questo grave evento del terremoto, hanno pensato i politici di creare una struttura centrale dove si tenesse un'anagrafe antimafia delle imprese che dovessero lavorare nella ricostruzione. Quindi hanno dato un obbligo a tutte le imprese che devono e vogliono lavorare nel terremoto ad essere iscritte presso questa anagrafe. L'anagrafe è retta quindi da questa struttura di missione antimafia che io dirigo, e che per essere iscritti si svolge un accertamento molto approfondito e che va anche al di là di un accertamento che normalmente la prefettura fa per i rapporti degli appalti pubblici delle imprese.